Coach Delmati, una sconfitta che brucia perché viene contro un Perugia che scappa via in classifica. No, brucia perché non abbiamo giocato una buona partita, perché possiamo fare molto meglio di così, perché secondo me grossa responsabilità della sconfitta è anche nostra, e brucia per questo. La classifica è un altro discorso. Prima dobbiamo trovare qualità e continuità nel gioco, poi si guarda la classifica. La classifica è una seconda priorità in questo momento, a mio avviso. A mio avviso abbiamo delle responsabilità di... in certi momenti della partita, perché non lasciamo scendere il ritmo la partita che potevamo dare, perché quando abbiamo spinto un po' con la battuta, quindi abbiamo alzato anche un po' il livello della difesa e ridotto gli errori, penso che siamo stati in partita senza problemi. Però se questo non avviene, allora diventa difficile stare in partita con chiunque, non contro Perugia. Poi Perugia è una squadra forte che è prima dall'inizio del campionato e si è meritato questo e si merita che sia così. Però per prima guardiamo in casa nostra, che noi non abbiamo fatto bene, perché oggi ci sono diverse cose che non abbiamo fatto bene. Tra le cose non fatte bene probabilmente c'è sia la ricezione che il palleggio, ma anche una fase di attacco. Abbiamo visto comunque che Viola Tonello è stata quella che poi alla fine ha fatto più punti di tutti. Non sono molto d'accordo con la tua analisi, sinceramente. La ricezione in qualche momento è andata in difficoltà e hai ragione. Quando la ricezione si stacca da rete molto, si gioca palla alta davanti e dietro, il palleggio mi sembra relativo. Se mi pare di secondi tocchi su palle staccate, anche spesso non del palleggiatore, ti do ragione, che siamo stati imprecisi. Credo che quella invece, quando abbiamo avuto i momenti di ricezione buona, siamo potuto giocare con il centrale, e tu adesso Viola Tonello, ma anche Sofia prima che si facesse male, credo abbia giocato sempre molto bene, con palle anche rapide, e anche con la situazione di fast e palla in quattro a Maria, penso che Maria abbia avuto pochi problemi e ha giocato bene. Quindi sono d'accordo con te, ma non su questo punto che hai detto, sinceramente. Una sconfitta che sicuramente condiziona, però bisogna andare avanti, bisogna proseguire per anche ottenere magari una ottima posizione per i playoff. Sì, però in questo momento credo che capisco l'attenzione alla classifica, ma penso che sia l'attenzione deve essere sulla nostra qualità del gioco, perché arrivare in fondo a un campionato 2-2 e ci potessi giocare l'eventuale partite per la promozione, bisogna avere una qualità di gioco migliore, quindi poi la classifica è una conseguenza di questo fatto. Quindi la classifica la lasciamo lì in questo momento, ci dobbiamo concentrare su di noi, su quelli che sono i nostri errori, sulle cose che possiamo fare meglio, su limitare gli errori e semmai nascondere quelle che sono le cose che non ci vengono bene ed enfatizzare però le cose che ci vengono bene, perché ne abbiamo molte che ci vengono bene, se no saremo secondi in classifica fino a stasera. Quindi questo è quello che dobbiamo fare. Grazie coach. Grazie a voi.